something new. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi andremo a parlare di novità e della versione 2.9 che è uscita ieri e andremo a parlare in particolare del PvP. Sicuramente il PvP era la cosa principale da fissare in questo gioco, visto le recenti season con i punti tripli o doppi, dove si prendeva solo più 2, si beccava solo gente che laggava, era veramente frustrante giocare. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno cambiato. Innanzitutto qua ci dice che hanno rinforzato le misure contro i player disonesti in PvP e adesso se userete appunto un metodo disonesto come disconnessione eccetera, in pratica perderete la possibilità di partecipare a quella determinata stagione. Immagino che andrete al 0 RP e vi saranno negate qualsiasi tipo di ricompensa. Poi qua ovviamente dicono che continueranno a monitorare e a migliorare il sistema contro i giocatori scorretti. Ma adesso parliamo dei punti principali e dei cambiamenti che hanno fatto. Innanzitutto qua ci dice che hanno migliorato il sistema di matchmaking tra due avversari con rank simili, quindi ora è più probabile trovare persone con gli stessi RP. Vi lascio qua una tabella che proviene dal data mining di Renzi, dove ci fa vedere che fino a rank 50 non cambia molto, però arrivati già 8200 RP ci sta una sorta di scala che va appunto a scalare per ogni 1500 RP, quindi per esempio da 8200 noi non potremo più trovare rank 44, rank 45 eccetera, ma solo persone che partono da 8200 RP e arrivano fino a 9700, così può scalare da 9700 a 11200 e via. E in più ci dice anche ci metterà il sistema con persone che hanno la connessione simile alla nostra, quindi se si ha una buona connessione e non si lagga troverete sempre persone appunto con una connessione buona e il game dovrebbe andare fluido. Poi ci sta qualche lag, è normale, può succedere, però non troverete più magari quei giocatori che lag switchavano o quei giocatori che c'era un lag allucinante e non si poteva nemmeno fare una combo eccetera. Ho provato questo sistema e devo dire che mi piace davvero tanto, mi ha fatto un'ottima impressione, vedremo se reggerà il tutto. Sicuramente così il rankare è molto meno frustrante e anche più divertente, sia perché il livello si è alzato in generale, visto che incontrerete solo gente con i vostri RP e se state già ad RP altini, gli avversari che incontrerete non saranno scarsi, saranno tutti abbastanza forti, quindi vi aiuta anche a migliorare un sistema di ranking in questo modo. In più prenderete davvero tanti RP ed è molto più facile scalare le classifiche, perché appunto beccherete solo gente con un punteggio alto, non troverete più quel rank 44 che vi dava più 3 o più 2 e vi faceva perdere tempo, ma beccherete almeno con i per 2 in questo momento circa 100 RP a partita. Vi faccio vedere al volo per esempio i miei game. Se vedete qui nella Battle History, vedete che ho preso 100 punti in pratica ad ogni avversario, anche un po' di più, e mi sono ritrovato con gli ultimi 10 match a fare più di 1000 punti, che era qualcosa di impossibile con il vecchio sistema, perché appunto dovevi o avere molta fortuna a beccare coloro che quittavano ed erano tipo primi al mondo che ti davano 200-300 RP, oppure 1000 RP in 10 game era praticamente impossibile. Così è molto più divertente giocare e anche meno frustrante per coloro che grindano magari anche la top 100 e hanno davvero tanti RP, come per esempio 13.000-14.000 in questo momento. Potranno anche beccare dei bot a difficoltà scream, che sono dei bot che si camuffano da giocatori perché fanno il sidestep, giocano normale con qualsiasi tecnica, possono anche forfettare per esempio, quindi sono bot che sono molto simili a player e che daranno degli RP normali, quindi se li batterete daranno per esempio il più 100, più 120 eccetera. Questa cosa è buona perché almeno anche chi grinda per la top 1, invece di incontrare sempre i soliti 5-6 che stanno lì davanti e sicuramente i tempi di coda saranno altissimi, potranno beccare anche dei bot che alla fine sono skillati e potranno continuare a salire di RP e a provare a prendere appunto le top.
Detto questo, andiamo a provare proprio qualche game in PvP, così vediamo anche insieme il nuovo sistema di ranking. Ok, come vedete qui mi ha subito matchato con un altro player con i miei stessi RP in pratica, 10.647, ed è sempre così. Quindi io in questo momento incontrerò appunto gente che avrà sempre degli RP simili e in caso di vittoria prenderò davvero tanti RP. Adesso andiamo a giocare, facciamoci un paio di game, vediamo anche magari lag, anche se questo ragazzo se non sbaglio è italiano, quindi di lag non ci dovrebbe essere in teoria. E andiamo proprio a testare il nuovo sistema. Ok, let's go. Buono. Ok. No, va bene. Ah, mettiamo Trunks che... Ah, sto notando che ormai qualsiasi fusion player non gioca con il red, giustamente, perché c'è Begito contro. Quindi Trunks funziona bene per tankare un po' tutti. Se no mi trovavo senza il tank magari per quelle combo in cui non avevo Vegeta verde dietro per Begito. E mi demolivano. Ok, completamente all-in. Va bene, tanto abbiamo due green dopo. Curiamoci. Qua lo prendiamo di SM. No, ci abbiamo anche lui di SM. Ok. Senza problemi. Ma qua potrei anche fare così. Senza Racing Rush dovrebbe ugualmente morire. Se non muore, vediamo. No, 85k, wow. Vediamo se con i pugnetti ci crepa, va bene, ci siamo. Ok, il game è qua praticamente finito. Come vi dicevo, per forza di cose il livello si alza, perché appunto avrete solo gente che ha buoni team, sa giocare, perché ai RP alti devi saper giocare, almeno che appunto non bughi, ma a quel punto poi vieni punito dal sistema, stai tranquillo, non hai problemi. Quindi sì, magari è un po', come dire, penalizzante per quelli che giocano team for fun o team più scarsi, ma quello lo potrei fare ancora a rank bassi. Poi arrivati a un certo tipo di RP devi, sì, un pochino tagliardare, concentrarti con team seri, perché appunto non incontri la gente, non è che più gente scarsa magari che stai a 10.000 RP e incontri il rank 45 che ti fa un po' perdere tempo, ma appunto solo gente con i tuoi RP e che sanno giocare. GG, comunque ragazzi era anche italiano, quindi diamogli anche un GG, good game. E diciamo come prova del 9... Anche il secondo game, come vedete, un altro con 10.400 RP, quindi sempre molto simile ai miei. Questo ragazzo sta giocando movie, rispetto per lui, perché non è molto in meta. Mi sa che andremo così. Sì, dai. Oh, ha portato Trunks Green, wow. Che poi dall'altro sono usciti ora i leak del Jump, dove hanno annunciato un nuovo Tarless e un nuovo Goku Super Saiyan contro Metal Cooler, quindi entrambi saranno al 90% movie, bufferanno movie. Magari poi appena usciranno nuove informazioni sui kit eccetera vi porterò anche un video in cui vedremo dove possono essere inseriti e tutto. Trunks Green intanto è stato tipo shottato dal Vegito Blu a colore a sfavore, mi dispiace. E facciamo così.
Ok. Ah, peccato per il timing. Ok, penso me lo loccasse perché Tanziel non c'ha un russo per fargli danni, quindi è molto scomodo per lui. Giochiamo aggro, tanto ora deve per forza schivare. No, pensavo attaccasse subito. Va bene, mettiamo Rosé, non ci interessa. Basta che mi rimaneva live Trunks e Yell, non mi importava del resto. Ok, qua siamo stati anche fortali a pararlo. E possiamo mettere Vegito a questo punto. Nel caso in cui mettesse Gon Yell in, esatto, in cover, si tira la green card. Che non so se gli leva il cover, forse. Ok, sì, la leva. E allora qui è morto. Ok, visto io perdere Racing Rush non vorrei tirarglielo, vabbè, questo è un forfè, mi dispiace, vabbè, sono stato aiutato molto da Racing Rush. E GG comunque, GG anche a te. Allora, come avete visto, due partite, e ho incontrato due giocatori con i miei stessi RP e ho fatto più di 200 RP in sole due partite. Cioè, per esempio, guardate qui, in due partite ho preso 120 punti e in quattro partite ne ho presi praticamente 400, e capite che appunto era davvero difficile prima prendere così tanti RP in così poche partite, ma poi è anche divertente giocare, come vi dicevo, perché incontri gente con poco lag che sa giocare, quindi affini anche le tue skill nel ranking e diventa anche qualcosa di più, non dico competitivo, però sicuramente di più utile anche per skillarsi in generale. E non è male, per me è veramente un grande passo in avanti. Amo questo sistema del PvP attualmente, poi bisogna vedere se reggere il tutto, ma spero proprio di sì. E mettendolo poi in confronto insieme alle altre migliorie che hanno fatto sui tempi di loading, eccetera, per me questo update è un grande sì, e dobbiamo proprio ripartire da qui, perché negli ultimi tempi la gente stava un po', non dico morendo, però era un periodo morto sicuramente post anniversario. E non ne facevano una buona, per dire così, perché facevano uscire banner scrausi, non facevano degli update utili, non facevano nulla di tutto ciò. E invece con questa versione 2.9 finalmente direi hanno fatto un buon passo in avanti, soprattutto per il PvP, che era la cosa principale da sistemare. Detto questo, il video può finire qui. Voi cosa ne pensate di questo sistema? Vi piace, non vi piace? Come vi state trovando? Se state rankando tanto? Noi ci vediamo con il prossimo video, dove appunto magari vi farò vedere anche i nuovi personaggi che sono Sailor Kid e V-Jump. Appunto, appena avrò qualche informazione in più sui kit potremo già parlarne. E io vi saluto e buon divertimento in rank.